del volontariato ambientale solidale di Sulmona incorniciano le bellezze della città e si ergono ad esempio nazionale. Se dovessi utilizzare un aggettivo per definire il lavoro fatto dai volontari di Sulmona, non esiterei a dire commovente. Per l'ennesima volta e per non so quanti sabato da diversi mesi oramai, questi angeli dell'ambiente si stanno adoperando per regalare ad un quadro d'autore, quale Sulmona, una splendida e meritata cornice. Oggi questo splendido esempio di cittadinanza attiva, per chi avrà avuto l'opportunità di farlo, lo si è potuto ammirare nella bella cornice del piazzale antistante la stazione centrale. Armati come sempre di immane volontà, hanno ripulito, sfalciato, potato alberi, raccolto una grandissima quantità di immondizie e finanché lavato parti di un contesto di Sulmona che da tanto, troppo tempo, era stato oggetto di abbandono. Vedere Salvatore, Adriano, Pasquale Walter e almeno 40 altre persone ergersi a paladini del ripristino ambientale della città ovidiana fa capire, adesso che ce ne fosse ancora bisogno, che questa splendida città non solo potrebbe essere in grado di scrivere una parte della storia artistica e culturale della nostra nazione, ma anche, attraverso questi splendidi eroi, quella della vocazione ambientale. Non è un caso che i media locali che nazionali ne stanno risaltando le gesta. Oggi risulta sempre più difficile riuscire nell'impresa di trasformare il bello in un qualcosa di migliore. I volontari di Sulmona, con la loro abnegazione e soprattutto amore per la città, stanno dimostrando di fare addirittura meglio, ovvero sia trasformare il bello in splendido. Ciò non può che relegarli a precursori di un metodo che non sarebbe assolutamente assurdo pensare possa portare Sulmona a definirsi capitale nazionale del volontariato ambientale. Chapeau! No, tanto di cappello! Come diciamo a Sulmona?